Oh, buongiorno signor Panda, come sta? Oh, buongiorno signor Cavallo, tutto bene, grazie. Lei? Ah, tutto bene, grazie. Ma ascolti, ha per caso visto il signor cane? Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di uno youtuber con tantissima voglia di fare video. Meno capelli. Ma tanta voglia di fare video. Allora, aspettate, questa cosa qua devo spiegarvela un attimo. Perché voi sicuramente vedete sto ciuffo qua davanti, che non ha un senso, sembra lasciato qui a caso. Mentre in realtà non è così. In realtà io avevo chiesto che mi lasciassero più lunghi perché volevo tirarli su. Soltanto che sono talmente corti che ancora non riesco a tirarli su nemmeno con la cera. Viene una merda, ok? E questo capita ovviamente perché non tutte le persone sono abilitate a fare il proprio mestiere. Tipo tagliare i capelli. Ma tempo una o due settimane e torna tutto a posto. Questa matita ce l'avevo sulla scrivania. È da un po' che sento parlare di sto affare chiamato fidget spinner. Sì, ok, fidget spinner. Però non so cosa sia. Cioè, nel senso, lo conosco per sentito dire, ma non l'ho mai visto, se non in qualche video per sbaglio. Non l'ho mai toccato, non so a cosa serve, non so come funzioni, non so quanto costi, non so nemmeno dove cazzo si compri. E devo chiudere la finestra perché ci sono le macchine che passano sotto casa mia! Meno male che il filo delle cuffie è lungo. Come il cazzo. E visto che negli ultimi giorni, come avrete ben potuto vedere, diciamo, ho vissuto quasi soltanto su Twitch, YouTube l'ho lasciato un po' indietro. Sta moda del fidget spinner me la sono persa, non so a cosa serve, a cosa sia, quindi devo capire cos'è per capire se è valido per farci un potenziale video. Fanpage.it. Oh. Questo è il fidget spinner. È un gioco nato per i più piccoli, mi diventa. Ah. Oddio, ma è figo. Ah, l'erede della sling. Ah, non è questo. Aiuta a combattere stress e ansia. Ma a che serve? Non capisco. Pronti a vederlo invadere anche l'Italia? Evviva! Non vedo l'ora. Quindi non è un ventilatore come pensavo. Come scegliere un fidget spinner? Vai, devo sceglierlo anch'io. Non si ferma più! Non si ferma più! Salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi anch'io parlerò di questi fidget spinner. Mamma mia! Che Voglio mi vedere capitava come faccio a noioso! Ecco, è sceglierlo. il mio primo fidget spinner. Che è stato questo qui, appunto. È Questo qui lo. bellissimo. Raga, ma se vi dico che cosa ho fatto con questo fidget spinner, non ci Ma credete quindi neanche. gira, Ci ho cioè, tipo non messo fa del altro. zucchero, l'ho tipo bagnato, ci ho messo l'olio. Con questo qui che ho sempre ordinato da Amazon, che penso sia in, non lo so, Quello fa più metallo, schifo, ma fa non lo so, cagare il non me lo cazzo. ricordo. Non sono qui per fare Ma è il orribile maestro dei quello. fidget spinner, però vi do qualche dritta perché vedo molti che magari non sanno, poi li acquistano e spendono tanto, spendono poco. Ha un bel suono, devo dire. È molto bello, vi faccio sentire. Una meraviglia, sembra uno strumento musicale. Quando uno spinner è buono, lo capite dalla velocità e dal materiale. Ad esempio, questo qui ha un ottimo materiale. Questo qui, Non è plastica. sempre da Amazon, come quello blu, ha un ottimo materiale, molto molto buono. Ma non è Questo qui l'ho plastica. pagato 4 Forse c'è euro. dei pezzi di Devo dire che metallo. è ottimo, oltre al materiale, però raga, se vi faccio vedere, guardate. È resistentissimo, raga, mi sarà caduto almeno un 2000 volte. La Madonna, fa un casino della. Ah, no, no! Beh, devo dire No! che 2,50 euro è molto ma molto veloce, E dovrebbe vabbè, una raggiungere l'1 minuto, cinesata. però raga, per 2,50 euro, cioè. A parte il suono, che se tipo lo usi a scuola, in classe, durante un compito, Ma che cazzo lo usa a scuola, in assolutamente no. classe, quella Invece roba lì? questo ha il pezzo forte, che è quello lì. Questo Ah, qui è di ferro. L'ho sempre oddio. preso da Amazon, perché raga, i migliori li trovate lì la maggior parte delle Squadrato è più volte. E figo, volete uno spinner? effettivamente. Questo qui è il più veloce di tutti gli altri. E Vabbè, fa un grazie. suono che È più è aerodinamico. meraviglioso. A parte questi suoni di bambini che A urlano. parte l'ambulanza che sta passando adesso. Boh, se piace a te. Questo qui gira per 3 minuti e mezzo, Va veloce bene, che ho acquistato allora. fino
ad oggi. Pagato 25 euro e l'ho avuto dentro questa scatoletta. E mi sono promesso di non acquistarne altri. 25 euro per far girare la trottola, non è male. Ragazzi, 5.000 like a questo video e compro un casino di fidget spinner. Non so quanti, 4, 5. Compro i fidget spinner se questo video raggiunge i 5.000 like. Tanto fanculo i soldi, me li rifarò con il video dei fidget spinner. Aspetta, vediamo i 10 migliori fidget spinner più belli e potenti del mondo. Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in questo minuto. Ma che è quello a farli? 5 stelle. Se avete aperto questo video vuol dire che anche voi, come me, siete curiosissimi dei nuovissimi. Un casino. Un casino. Ragazzi, grazie per aver aperto il video ed oggi andremo a vedere i 10 fidget spinner più belli e più potenti del mondo. Vai. Ovviamente a parer mio. Iscrivetevi al canale se siete nuovi ragazzi, perché siamo quasi a 15.000 iscritti, quindi iscrivetevi tutti al canale. Ragazzi, iscrivetevi a Nick 5 stelle. Bla 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 bla. Decimo spinner più bello e più potente, secondo me. Ma che sto a fare? Che state vedendo nel video. Come si può vedere, uno spinner ovviamente fatto con strumenti adatti, ma non comprato, quindi possiamo dire che è stato fatto in casa. Ma io in realtà volevo qualcosa da poter comprare. E come possiamo ma vedere, che è sta roba qua? Che abbastanza bene. No, no, non ci siamo. Li hanno fatti pure di Clash Royale. Ma che cazzo? Ragazzi, prima di iniziare il video, volevo dirvi di mettere un mi piace se avete un fidget spinner e di inserire un commento con l'hashtag io ho un fidget spinner. Così e io non ce l'ho video, ho messo dislike. Dai, scherzavo, te lo tolgo. Non te la prendere. Ragazzi, voglio tutti i commenti con io ho un fidget spinner. Io non ce l'ho. E è veramente una buona idea quello che ha fatto lui. Sì, ma io voglio cercare fidget spinner. Attenzione ragazzi, quale sarà il migliore di fidget spinner? Quello che costerà meno o quello che costerà di più? 1,85. Che poverata, ma che schifo. 2,50. Wow. Incredibile, girano tutti ragazzi. Ah, ecco fatto. Tutti girano. A parte che la musica mi sta spaccando i timpani. Pesa di più, quindi sarà il migliore. Quello da 2,50 sta andando alla merda quello da 10. Attenzione, quello da 2,50 ha fatto il culo a quello da 10. Ecco, via, è lì che meritano di stare. Come fare un fidget spinner di ghiaccio? Ma è proprio quello che cercavo. Mamma mia, questo ragazzo sembra veramente un chimico. Sarà la vestaglia così. In un fidget spinner di ghiaccio. Vai. Faccelo vedere. Ma che nome è Datteco? Vi hanno un fidget spinner che tutti avete sicuramente. Un importantissimo in realtà e no. rarissimo strumento tecnico, ovvero una matita. E dell'acqua. Abbiamo dell'acqua. Grazie che ho. Ecco, ce l'ho anch'io. Aspetta che non c'è posto in freezer. No, non c'è posto. C'è posto. Apri quello sotto. Ma come apri quello sotto? Ci sta un camion. Che autismo. È freddo. Ma dai. No. Benissimo. Deve essere un perito dai, chimico per aver pensato una cosa del genere. Vai, bagnalo. Vediamo un po' cosa succede se lo bagniamo. Bellissimo. È il top, ragazzi. Posso averlo anch'io il fidget spinner. Lo faccio con il freezer. E l'acqua. Ragazzi, è sicuramente un perito chimico quel ragazzo lì. Si vede lontano un miglio. È troppo bravo. Evviva, ragazzi. Posso avere anch'io il mio fidget spinner senza comprarlo. No soldi. Quando si è mosso è stata veramente un'emozione unica. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visione. Anche il mio cazzo quando si muove è un'emozione meravigliosa. Va bene ragazzi, direi che per questo video può essere tutto. Ho finalmente capito che cosa sono questi fidget spinner. Quindi facciamo che a 5.000 like li compro e li butto dalla finestra. Ricordo di seguirmi su Instagram, importantissimo, anche su Twitch che sono in descrizione. Iscrivetevi al canale, mettete like e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella.